Sarebbe interessante veramente immaginare un mondo dove i bambini a un anno cominciano già a parlare, alibi dietro il quali i genitori non si possono più nascondere, quindi bambini che diventerebbero improvvisamente più responsabili, responsabilizzando chiaramente sempre di più i genitori. Non ci avevo proprio pensato a questa possibilità concreta. Scusate, mi date da bere prima che muoia disidratato? Un attimo! Ma tu usi pure i congiuntivi? Mamma ha due lauree, a forza di ascoltarla. Danno delle istruzioni per l'uso abbastanza interessanti e originali. Sono indubbiamente molto computi, molto attenti, vigili e soprattutto coprono una raggiera di possibilità del mondo degli adulti che a volte sfugge anche agli adulti stessi, no? E soprattutto sono di una franchezza e di un sadismo spietato. Ci facciamo una bella dormitina adesso, vero? Ti lo scordi, da solo con mia mamma non ti lascio. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? No, la ninna nanna no. Sì. Senti, ma come avete fatto? Perché ora questo però me lo devi spiegare, nel senso che effettivamente questi bambini proprio parlano, fanno delle cose, agiscono, però sono molto molto piccoli. Allora, il sistema, dei robottini che avete fatto. Il sistema è un sistema di altissima tecnologia che si chiama VFX, attraverso il quale il bambino viene mappato attraverso un aggeggio stranissimo che ogni tanto appariva come in un film di fantascienza e sostituito al bambino, e a volte io recitavo guardando questo oggetto elettronico. Però dopodiché questi bambini sul set ci stavano per davvero. La grande fatica, impresa, è stata quella di riuscire ad avere sul set non solo pazienza ma grande dimestichezza nell'attirare l'attenzione dei bambini. Io ricordo più di una volta di aver tenuto il bambino in mano così per farmi guardare in viso. Allora, pronti, motore partito, azione, vai. Il bambino guardava un'altra parte e facevo... Vai, adesso la puoi dire. Allora, Martino, no, si è distratto. Allora, ti prego. Facevo così e il bambino finalmente mi guardava. E da questo punto di vista devo dire la verità che è stato sì snervante, però no. Mi sono divertito da matti. Celeste! Mi prendi in braccio tu, allora? Aspetta, capito? Ma per avere il mio biberon devo chiamare il telefono azzurro? Un attimo. Mi sa che mi scappa. Evito volentieri l'umiliazione di farne nel pannolino se mi date il vasetto. Ho fame, voglio la merenda. Ora capito? Ma capito cosa? Ma non mi senti? Certo che li sento tutti i giorni, non ce la faccio più. Mi sembra che tu comunque con i bambini un po' ci sai fare, perché ho letto da qualche parte, insomma, che comunque un po' tra i tuoi figli, un po', insomma, comunque no, io sono ce l'hai questo bernoccolo, l'animatore, no? Sì, sono pieno di bernoccoli, sono stato l'animatore di tante situazioni, di feste di bambini, anche perché... quando mio figlio era piccolo io lo portavo a delle feste, oddio, non succedeva così tante volte, soprattutto con mia figlia più piccola, perché mi scocciavo di stare lì a fare il genitore e mi quindi? Mettevo a giocare con i bambini, quindi mi offrivo per organizzare ogni tipo di gioco, ogni tipo di sabotaggio della casa dove mi trovavo, che chiaramente non era casa mia, quindi cominciavo a far provare tutti i vestiti degli armadi che trovavo, oppure dicevo alle mamme, mandate, uscite, non vi preoccupate, ci penso io, ed ero, diciamo, il più piccolo fra tutti i bambini poi alla fine. Beh, questa è una cosa bellissima. E credo che ognuno di noi la deve tenere viva. Senti, che ne dici se almeno per stasera ci lasciamo tutto alle spalle e proviamo a conoscerci veramente? Ma io ti conosco già. Frequenti Decerebrate, la tua unica arma di seduzione è la circonvenzione di incapace e hai la coscienza civile di un termosifone. E se ti dicessi che ho comprato un filetto argentino e ho pronta sul tavolo una bottiglia di Brunello? Ti direi che sono vegetariana e astemia. Senti, torni a lavorare con Fausto Brizzi, no? Avevi già lavorato in Maschi sì, contro Femmine. Sì, sono passati 10 anni, ricordo, di questo pranzo che facemmo dopo l'uscita di Maschi contro Femmine, che fu molto fortunata come, sia come film sia come coppia con Paola Cortellesi, che mi ha insegnato veramente tantissimo. E parlammo proprio della possibilità di raccontare un
po' sulla falsariga dei film di Hugh Grant, About a Boy o dei film di Jim Carrey, e a me sembrava in qualche modo un sogno, perché mi sembrava di riuscire in qualche modo a emulare qualcosa che mi divertiva tantissimo. Senti, secondo te, pensando un po' al passato, quei 2 o 3 film, diciamo, per la famiglia che per te sono fondamentali, anche da appassionato di cinema, te lo chiaro? Beh, io ricordo, non so quanto fosse un film per famiglie, ma per le volte che l'ho visto quanto lo può vedere una famiglia, che è Un pesce di nome Wanda. Ah sì, ma non è proprio per famiglia, Alessandro. No, non era proprio... Beh, Mamma, ho perso l'aereo, c'erano quelle commedie fantastiche di, con Steve Carell, di, appunto tutte le commedie di Jim Carrey, Yes Man, che trovo bugiardo bugiardo, tra le più moderne. Io poi sono cresciuto con i film della domenica di Shirley Temple, no? Queste commedie deliziose, carine, pulitissime. Oh, sono cresciuto con Stanlio e Olio. Bene, mi sembra tutto chiaro, no? Squadra Tempesta? Chiarissimo! Squadra Uragano? Chiarissimo! Tu, battitore libero, pronto? Io sono nato pronto. Bene. Mentre noi saremo in azione, gli altri dovranno solo far finta di dormire e non dare nell'occhio. Alessandro Preziosi ha deciso cosa vuole fare da grande, perché sei attore, regista, anche a teatro, apprezzatissimo, lavori tra il cinema, televisione, teatro. La mia più grande aspirazione è riuscire sempre a fare in maniera più serena il mio lavoro. Poi che sia farlo da regista, farlo da attrezzista, farlo da attore, non importa. Credo che col tempo il lavoro aiuti a rendere migliore la società dove ti trovi e dove il tuo lavoro ha la possibilità di contribuire alla gioia degli altri, e in fondo questo è il motivo. È l'infuzione dell'intrattenimento. Bene, ben trovato, grazie.